Grande partecipazione a Teramo all'evento denominato Virtù Estive, la manifestazione sulla sostenibilità che porta la firma di Luigi Cremona e Lorenza Vitali. Orgoglioso di stare qua, perché? Perché io avevo questi argomenti in testa da tempo, ma era difficile trovare un ambiente istituzionale che li accogliesse. E devo dire, ringrazio il Comune di Teramo perché non solo ci ha accolto, ma ha condiviso, ancora di più si è impegnato al nostro fianco, riconoscendone l'importanza. Io credo che ormai, come si è detto più volte, è uscito spontaneamente dalle bocche di tanti, cibo, vino. È una necessità quotidiana. Ospite d'eccezione nella serata di ieri lo chef Nicolo Mito, che ha rappresentato uno degli appuntamenti clou della kermesse avviata lo scorso 14 luglio e che andrà avanti fino a domenica prossima, 24 luglio, con un fitto programma di eventi sulla cultura gastronomica e la sostenibilità in cucina. Io amo tutti i piatti che sono della tradizione, ma poi il piatto delle virtù è un piatto veramente che si porta dietro una serie di valori incredibili, che sono sempre più attuali, quindi al tema del recupero, al tema della convivialità, al tema di ingredienti semplici però che qualificati dalla creatività in passato delle massaie, quindi dei cuochi che comunque cercano sempre di migliorare quel piatto. Quindi il piatto delle virtù veramente rappresenta oggi un piatto attualissimo con i valori che bisogna perseguire quando si mangia e quando si cucina. Incontri ravvicinati con chef stellati, produttori e aziende vitivinicole, talk e degustazioni organizzate tra due location, Piazza Martiri della Libertà e l'appena restaurato Castello della Monica. L'obiettivo principale, sì, sicuramente parlare di sostenibilità, di alta cucina, ma l'obiettivo nostro era ricostruire una rete tra produttori e la ristorazione di qualità del territorio teramano. Perché si parla sempre di rilancio dell'enogastronomia teramana, ma se non si incontrano i produttori, se le istituzioni non si mettono alla base di questo processo, non avverrà mai. Quindi noi abbiamo un programma per 3 anni, cercheremo di in qualche modo riprendere questa grandissima tradizione della gastronomia teramana e di riportarla al livello che merita, che è quello nazionale. Già quest'anno è così perché abbiamo diversi stellati che provengono da tutta Italia e quindi con loro ci siamo confrontati in maniera anche molto concreta. Grazie.